Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente, dopo anni, ho potuto provare una nuova tecnica, e cioè la cottura sous vide. Mettiamo subito in chiaro una cosa però, per come sono fatto io, quando ho una bella bistecca, brace tutta la vita, non si discute. Però sapete che c'è, è una vita che guardo i video della gente che mangia la carne cotta in questo modo. Quindi alla fine non ho resistito e ho deciso di provare anch'io. Prima di dirvi com'è andata però, sigla! Sous vide vuol dire letteralmente sottovuoto. Infatti con questa tecnica la carne o qualsiasi altra pietanza viene messa prima di tutto sottovuoto e poi immersa in una vasca d'acqua a temperatura controllata. Così facendo l'acqua trasferirà il calore alla carne cuocendola a puntino. Dico a puntino proprio perché la carne non potrà in nessun caso superare la temperatura dell'acqua che ha intorno, è proprio fisicamente impossibile. Quindi se voi ad esempio impostate la temperatura dell'acqua a 55 gradi, la carne, dopo un po' ovviamente, starà esattamente a 55 gradi spaccati, quindi cottura perfetta. E anche se la lasciate, non so, un'ora in più, non succede niente, perché non è che più sta e più cuoce, semplicemente rimarrà a quella temperatura, non c'è modo che superi la temperatura dell'acqua che hai intorno. E l'altro punto a favore di questa tecnica è che la cottura sarà tutta omogenea. Se voi ad esempio cuocete la carne sulla brace, anche se siete massimi esperti, sarà perfetta al centro, però man mano che andate verso i bordi sarà sempre più cotta, come ovvio che sia. Con questa tecnica invece tutta la superficie sarà cotta allo stesso identico modo, ok? Per far sì che l'acqua resti alla temperatura che abbiamo stabilito, si utilizza un aggeggio chiamato Roner. Eccolo qui. Vi basterà immergerlo nell'acqua, impostare la temperatura, il tempo di cottura e lasciarlo lavorare. Per ora mi limito soltanto a questo, poi in futuro quando sarò un po' più esperto farò anche una guida completa con tanto di recensione dei vari articoli. Però per ora ci tengo a dirvi che ho scelto questo modello perché è provvisto di wifi, quindi è controllabile anche a distanza tramite un'app, cosa che per me è importantissima perché io sto un fissa che devo controllare la carne, capito? Quindi così ovunque sto posso controllare a che punto sta la cottura della mia carne. Oppure che non so, magari stai in giro cottura a cazza, no? Avete sempre col telefono in mano e dici ma che stai a fare? Stai a chattare con l'amante. Ma quale amante? Ma quale amante? Io sto a controllare la cottura della carne, che me frega a me da amante? C'ho altre priorità io nella vita, altro che amante. La carne è la mia priorità. Quindi fino a qui sono più che certo della validità di questa tecnica. Il dubbio però mi viene dopo. Infatti la carne, per essere veramente buona, deve essere abbrustolita, deve avvenire la cosiddetta reazione di Maillard. Quindi deve essere portata a temperature abbastanza alte, in modo che si crei quella crosticina intorno che, oltre a dare un bel colore, conferisce anche quel sapore eccellente che a noi piace tanto. Quando è abbrustolita, ragazzi, alla fine del mondo la carne, se non è abbrustolita, non va bene. E il problema di questa tecnica è che una volta cotta, la carne si presenta così. Una schifezza in pratica, dice ma che è sta monnezza, questa non se la mangia manco il cane mio. E infatti l'aspetto non è veramente dei migliori. Per fortuna però la cottura può essere ultimata in altri modi, come per esempio sulla brace, o in padella, oppure con una torcia a gas, che sì, lo so, sembra un'americanata folle. Però ve l'ho detto, oggi voglio fare le cose esattamente come le vedo nei video, quindi pure io ultimerò la cottura con la torcia a gas. Comunque, basta chiacchiere e passiamo all'azione. Come carne non ho preso niente di speciale, anche perché non essendo esperto ho preferito non rischiare. Ho preso semplicemente due mini fiorentine, se così si possono chiamare, quindi niente frollatura, niente di speciale, semplicemente carne che si può trovare in qualsiasi supermercato a 8 euro al chilo. Quindi per prima cosa ho riempito la vasca d'acqua, ho inserito il Roner, ho aperto l'app e impostato la temperatura a 55 gradi per 2 ore e l'ho avviato. Nel frattempo ho condito la carne con sale e pepe, l'ho messa sotto vuoto e l'ho immersa nell'acqua. Tra l'altro una delle due buste si era anche bucata perché c'era un osso un po' troppo sporgente, fortuna che me ne sono accorto, quindi ho tolto l'osso, l'ho rimbustata e finalmente ho potuto metterla nell'acqua. Poi una volta che l'acqua ha raggiunto i 55 gradi è partito il conto alla rovescia e quindi la cottura vera e propria.
tutto qui. A sto punto ve l'ho detto, potete pure andare a fare una passeggiata tranquilli, anzi se dovete fare una cottura di 8-10 ore per un pezzo di carne più grande ovviamente, potete pure metterlo la mattina, poi andate al lavoro e la sera quando staccate tornate a casa e la cottura è finita, capito? È spettacolare sta cosa. Nel mio caso però ovviamente 2 ore sono state più che sufficienti. Come vi ho detto, l'aspetto per ora non è dei migliori, quindi ho aperto la busta e ho fatto scolare il succo della carne. E già qui sinceramente ero un po' deluso, perché quando vedo sti video della gente, quando aprono ste buste, tutti quanti che dicono «Ah, che profumo spettacolare!» E io invece sinceramente sto profumo spettacolare non ho sentito manco per niente. Il profumo spettacolare è quello che viene quando la carne la metti sulla brace, no? Quando la fai sotto vuoto, sinceramente. Ma non è per fare la protesta, veramente io sto profumo non ho sentito. C'era un buon odore di carne, ovviamente, ma non è che oggi che profumo, non è così, quindi sinceramente il profumo qui non c'era. Comunque, una cosa importante da fare è asciugare la carne, perché il primo nemico della reazione di Maillard è proprio l'umidità, quindi più la carne sarà umida e più sarà difficile abbrustolirla, è ovvio, no? Quindi vi mettete lì e con un fazzolettino asciugate la carne. Altra cosa che ovviamente non è per niente bella da vedere, però io ero contentissimo perché finalmente potevo fare pure io le cose che per anni ho visto fare agli altri nei video. Ero un po' come un bambino oggi che fa le cose che fanno quelli che stanno in televisione, quindi ero felicissimo. E qui tra l'altro viene la parte ancora più strana, e cioè la cottura con la torcia a gas. Quindi mi sono messo lì, piano piano, con sta torcia e ho abbrustolito la carne. L'unica cosa a cui dovete stare attenti, oltre a non darvi fuoco ovviamente, è che la parte iniziale della fiamma non tocchi la carne, altrimenti poi saprà di gas. Vedete la fiamma come è composta da due sezioni, ecco, la parte iniziale non deve toccare la carne, l'altra invece sì. E alla fine il risultato è questo. Già è migliorata, già è meglio di prima sicuramente. Passiamo al taglio. La morbidezza devo dire che c'è tutta. Raga, fidatevi, ste bistecche le avrò mangiate 100 volte, però mai mi sono venute così morbide, credetemi. Voi magari se siete abituati a carne frullata di prima scelta è ovvio che siete più che abituati ad una certa morbidezza della carne, però vi ricordo che questa qua è carne presa a 8 euro al chilo al supermercato, eh. Può capire pure che se vi sbagliate a farla sulla piastra vi viene mattone, invece guardate qui quanto è morbida, è morbidissima, credetemi, quindi la tecnica fino a qui è più che valida. E anche la cottura è buona, vedete, a parte i bordi dove è abbrustolita, dentro è tutta quanta cotta in maniera omogenea. E tra l'altro, appena tagliata la carne, sembra troppo cotta, però tempo 30 secondi e grazie all'ossigeno la carne acquisisce il suo colore. E infatti, come vedete, non è troppo cotta, almeno secondo me è cotta alla perfezione e soprattutto in maniera omogenea. Passiamo adesso all'assaggio. Allora, vi tolgo il primo dubbio che già so che state a pensare a quello. No, non sa di gas, per niente, ok? Questo era pure il dubbio che ci avevo io sinceramente. Il problema però è che non sa neanche di abbrustolito. Sta reazione di Maillard mi sa che non c'è stata manco per niente. Fortuna però che avevo anche l'altra, quindi stavolta l'ho abbrustolita ancora di più. Quindi a ritaglie con sta torcia, e mi veniva da ridere perché stavo a pensare a quelli che mi hanno venduta, che si saranno pensati chissà che lavori che ci dovevo fare con sta torcia a gas, magari qualcosa di idraulica. E invece ci ho cotta la carne, se avessero saputo secondo me avrebbero fatto subito ricoverare, dice, ma questo sta fuori da capoccia, poraggio. Comunque vabbè, se non altro mi sono divertito, questo ve lo posso assicurare. E come vedete stavolta è venuta sicuramente più abbrustolita di quella precedente. Il fatto che l'ho abbrustolita di più però ha fatto anche sì che all'interno si cuocesse un po' di più, quindi magari la prossima volta invece che farla subito a 55 la faccio, non so, a 50-52 gradi, in modo che poi quando ultimerò la cottura arriverà a 55, che è secondo me la perfezione. Comunque anche questa è morbida, ci mancherebbe, anzi è la cosa bella di quando la carne è così morbida che te la puoi mangiare proprio veramente a bocconi, capito? Non è che devi stargli a ciancicà, capito? Come succede spesso con le bistecche prese al supermercato, così vengono veramente morbidissime. Il sapore però purtroppo, sinceramente, sono sincero che devo dire ah, che buono, spettacolare, a me che mi frega, io devo dire la verità ragazzi miei, e sinceramente il sapore anche stavolta non era per niente perfetto. Non so come spiegarvelo, è difficile spiegarvelo a parole, però gli mancava qualcosa, gli mancava una nota. E ovviamente non mi riferisco alla nota che può dare la carne sulla brace, ci mancherebbe, non è che mi aspettavo di sentire quel sapore, magari. Però anche semplicemente facendo la carne sulla piastra in cucina, comunque sa di abbrustolito la carne, capito? Invece qui non sapeva di abbrustolito e sinceramente non va per niente bene. Magari la colpa, anzi sicuramente la colpa è la mia, che avendoci paura con quella torcia te fa un casino, comunque evidentemente l'ho abbrustolita troppo poco. La prossima volta sicuramente la abbrustolirò molto di più, perché veramente, fidatevi, è fondamentale.
E ovviamente poi col tempo ultimerò la cottura anche sulla brace o in padella. Devo pure comprare, ci stanno certe padelle spettacolari che me le devo comprare. Insomma, farò un sacco di cose, voi restate sintonizzati e i risultati li vedrete tutti. Concludo con la recensione del vino che ho bevuto oggi, un vino che oltre ad avere un'etichetta secondo me bellissima ha anche una storia molto interessante. La storia l'ho vista nel video di presentazione che hanno proprio sul loro sito, video dove c'è anche quel comico di Zelig che secondo me è simpaticissimo, quindi l'ho visto in offerta al supermercato e l'ho preso. Purtroppo però sinceramente, altrettanto sinceramente come lo sono stato fino ad ora, vi devo dire che oggi neanche il vino mi ha convinto. Infatti questo vino era veramente troppo acido e credetemi, non è che voglio fare il sommelier, questo vino ha un'acidità molto elevata, una nota acida, no, fidatevi, se vi dico che è acido, era veramente acido, io difficilmente faccio fatica a finire una bottiglia di vino, però stavolta non me lo so gustato proprio per niente. Comunque massimo rispetto per chi produce vino, magari era soltanto la mia bottiglia che era fallata, che vedevo di, e anzi mi dispiace pure aver fatto la prima recensione con un vino che non mi è piaciuto. Però tranquilli che de bottiglie ce n'ho tantissime altre e col tempo le recensirò tutte, dalla prima all'ultima. Dai su, pure per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video, un saluto!